giro l'interrogativo di Tano Grasso e ne aggiungo un altro che riprende un po' il titolo di questa parte del nostro incontro, cioè cosa dobbiamo inventarci e come dobbiamo liberare l'economia dal crimine. Prego, dottore. Una domanda densa di prospettive. Dunque, cercherò di essere non rapido, lapidario. Due pomeriggi fa, ho telefonato per ragioni personali, per informazione a un mio amico palermitano, un professionista che ha uno studio professionale. Abbiamo chiacchierato 10 minuti, poi alla fine. Come se mi stesse dicendo, ma qui oggi c'è il sole, mi ha detto, ah sai, mi è successa una cosa, cioè, ieri è venuto qua uno, si è presentato, dice, io all'inizio non ho capito, poi ho capito, dice, ma mi stava chiedendo il pizzo, dice, ma che sono pazzi, dice, io ovviamente mi sono alzato, l'ho cacciato e gli ho detto, guardi, dice, insomma, ha sbagliato indirizzo, si rivolga ad altri, ma insomma qua lei è meglio che non torna più. Dice, poi sono andato a fare la denuncia. Questa cosa, secondo me, induce a due, una riflessione e una domanda. La riflessione è, diciamo che è la riprova di quello che diceva prima Tano, cioè in una situazione in cui sono state hanno avuto corso, sono state realizzate iniziative importanti, nessuno ha la ricetta, diciamo, di quale sia la strada giusta. A Palermo sono state tentate diverse strade, alcune hanno avuto, diciamo, esiti estremamente positivi, alcune sono in corso, insomma, i risultati si vedranno. Però qualche cosa, questa conversazione con questo amico mi dà la misura che qualche cosa è successo in quella città. Intanto il fatto che lui me lo dica per ultimo e non spaventato ad inizio telefonata. Secondo, il fatto che lui abbia cacciato questa persona. Terzo, il fatto che sia andato a denunciare. Però questo fatto credo che ci ponga una domanda e questa domanda, secondo me, ci introduce al cuore del problema. La domanda è la seguente. A Palermo negli ultimi anni, cioè, alcune pronunce sono state rese quando ancora io ero sostituto, i giudici palermitani nei confronti degli estortori hanno avuto la mano non pesante, pesantissima. Io ho concluso processi dove per reato associativo e con la contestazione di una sola estorsione aggravata, dopo la celebrazione del dibattimento, il Tribunale ha condannato i responsabili a 18 anni di reclusione. A Palermo i processi per estorsione aggravata oggi si concludono con la irrogazione delle pene più alte che si possono dare, diciamo, nella media dei processi di mafia. L'estorsione a Palermo è diventata, come dire, un'attività professionale ad alto rischio, perché c'è il rischio della denuncia, perché c'è il rischio dell'indagine, perché c'è il rischio del processo e dove c'è il processo di una condanna forte. Perché a Palermo Cosa Nostra non rinuncia all'estorsione? E figuriamoci l''ndrangheta in Calabria, che sottopone a tappeto tutte le iniziative economiche al prelievo estorsivo. Perché, a fronte di un ventaglio di attività criminali meno rischiose e talune molto, molto più remunerative, le organizzazioni mafiose, Cosa Nostra, 'ndrangheta, non possono rinunciare alla prelievo forzoso sulle attività economiche che si svolgono sul territorio? Beh, il punto è questo. E a questa domanda ovviamente non vi rispondo io,
io mi faccio tramite e vi faccio rispondere dai mafiosi direttamente, perché come sempre accade, come diceva prima il procuratore Giuseppe Pignatone, loro le cose le spiegano molto meglio di come noi le possiamo interpretare secondo i nostri parametri, spesso soggettivi e spesso pieni di, diciamo, pregiudizio nel senso logico, dialogico del termine. Ci sono due 'ndranghetisti che parlano tra di loro, è una conversazione telefonica recentissima, e uno racconta all'altro l'incontro avuto, l'incontro, diciamo, la interlocuzione avuta con un imprenditore al quale, che aveva iniziato un lavoro nella sua zona, nel suo paese, e al quale si era, come dire, che aveva affrontato per chiedergli il pagamento del pizzo. Pochissime parole, ma di una lucidità dal punto di vista criminale assoluta. Allora questo lo racconta e gli dice, non è per i soldi, per i 1.000 euro, gli ho detto io me ne frego dei 1.000 euro, è per il principio. Tu non puoi venire a lavorare da noi senza bussare alla nostra porta, perché tu vieni da fuori paese. Cioè, questo 'ndranghetista, con tre righe, ci consegna una regola che in Calabria, in Sicilia, in Campania e probabilmente anche altrove, ma soprattutto nel Meridione, disciplina in modo, anzi conforma, l'iniziativa, l'esercizio dell'iniziativa economica privata e di quella pubblica. Qual è sta regola che qui questo dice tu non puoi venire a lavorare da noi senza bussare alla nostra porta? E lui dice io me ne frego dei 1.000 euro, lo credo bene, tutti sanno quanto remunerativa sia l'attività fondamentale e principale dell''ndrangheta, che è il traffico, la mediazione nel traffico internazionale, la cocaina. Figuriamoci se a fronte di quei guadagni oggi le cosche in Calabria hanno bisogno dei soldi che arrivano, diciamo, dall'esazione del pizzo. Da un punto di vista di conti economici, di quelle somme certamente non hanno bisogno, anzi hanno un problema inverso, che è quello di investire l'enorme liquidità di cui dispongono. E allora questa regola che cosa significa? Bene, ce lo spiega un altro mafioso, quello di cui prima faceva cenno il procuratore, cioè Giuffrè, che in uno dei suoi tanti interrogatori ci ha spiegato con poche battute qual è questa regola. Allora lui ci ha detto, dice, è un discorso normale, tu stai facendo un lavoro nella mia zona, stai guadagnando soldi, devi pagare il 2%, tutti sono tenuti al versamento, siano uomini d'onore o imprese vicine a uomini d'onore. Questo è il sistema basilare, questo è uno dei pilastri fondamentali di Cosa Nostra. Tramite i contatti con gli imprenditori nascono gli agganci, le conoscenze. In più ci sono i discorsi di natura economica e gli imprenditori sono importanti perché hanno le conoscenze in campo economico, in campo politico, e la mafia cerca di sfruttare queste conoscenze per i propri interessi. Io credo che una spiegazione più chiara di così non ci sia. Magari si può fare la riflessione sul fatto che i mafiosi sono davvero, diciamo, da un punto di vista così di curiosità intellettuale, straordinari, perché coltivano l'ossimoro come fosse una quotidianità, perché loro chiamano regola ciò che invece è l'espressione più violenta, più odiosa della loro modo di essere presenti e di imporsi sul territorio. La regola è quella della, come dire, mettersi a posto, no? È invece l'esazione del pizzo. Però Giuffrè ci consegna, con le sue parole, una regola e le modalità della sua applicazione che sono la base stessa delle